sunshine since don't know when. And stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. While the train keeps rolling on down a set. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blow, I hang my head. Sarà Folsom Prison Blues, uno dei più grandissimi, dei più grandi successi di Johnny Cash, questo grandissimo artista che ricordiamo nella data di ieri, di 12 settembre 2013, come decimo anniversario della sua morte, della sua scomparsa. E Johnny Cash è un artista poliedrico, uno dei più famosi artisti che sono entrati nel Rock and Roll Hall of Fame, ma anche nella Country Music Hall of Fame. Non soltanto, è stato inserito anche nella Songwriters Hall of Fame, quindi una persona sola che è riuscita in qualche modo a creare un qualcosa di magico, di mitico e che è stato ricordato per tanti anni e lo sarà ancora in modo indelebile in tanti ambiti diversi della musica americana. Il nome di Johnny Cash è sinonimo di testi crudi, testi molto impegnati, sinonimo di lotta per i diritti dei poveri, degli emarginati, qualcosa di completamente nuovo per l'epoca in cui Johnny Cash è emerso. E questo sicuramente ha contribuito a rendere la sua figura diversa dagli altri, quindi ha contribuito al suo grandissimo successo. E ovviamente tutto ciò ha contribuito ad appellargli anche l'immagine e il nome di The Man in Black. Man in Black, quindi l'uomo in nero, non soltanto perché lui vestiva sempre in nero, ma proprio perché i suoi testi, le sue canzoni, il suo stile era proprio vicino alle tematiche di grande difficoltà degli oppressi, delle persone povere, vi dicevo. Quindi ormai anche ai giorni nostri parlare di Man in Black è un po' come parlare di Stelle e Strisce, perché Johnny Cash alla fine è uno dei grandissimi rappresentanti dell'America, e lo sarà sempre. Folsom Prison Blues non è l'unico grandissimo successo, uno degli altri successi che si ricordano con più, diciamo, allegria anche Ring of Fire. Forse non tutti sanno che Ring of Fire è una canzone che è stata scritta da June Carter, quella che diventò poi sua moglie, e fu interpretata dalla sorella di June Carter. All'epoca si chiamava Love's Ring of Fire. Johnny Cash poi sognò di interpretare questa canzone con un arrangiamento con dei corni tipo mariachi alla messicana, e decise di proporre la sua versione.